Assessore Molinaro, buongiorno. Quali sono a suo avviso le priorità che le politiche giovanili devono affrontare oggi? Ce n'è una di carattere strutturale, che un'azione che abbia a che fare con i giovani deve essere fatta con i giovani e non per i giovani. Quindi la prima cosa da mettere in campo è quella di trovare i modi per cui ci sia un protagonismo. D'altra parte, tutte le indagini che sono state fatte anche in Friuli Venezia Giulia sono concordi nell'individuare alcuni temi che sono, diciamo, prioritari rispetto ad altri. Il primo sicuramente è quello del lavoro, inteso come prospettiva. I giovani si chiedono sostanzialmente cosa succederà anche dopo il periodo di istruzione o di formazione, e credo che sia un problema che va assolutamente affrontato anche in una regione che ha numeri, diciamo così, di non occupazione giovanile nettamente più bassi rispetto al resto d'Italia. Il secondo è quello dell'istruzione in senso lato, cioè nel senso che i giovani si chiedono molte volte se valga la pena frequentare una scuola piuttosto che un'altra, ma soprattutto pensando a quelli che sono gli esiti finali, cioè che cosa gli darà dopo 4 o 5 anni oltre al pezzo di carta così, così importante. Ci sono poi due segmenti che non da oggi sono sicuramente di interesse tra i giovani. Uno è quello dello sport, quindi una forte attenzione non solo a tutto quello che c'è competizione, ma anche a quelle che sono attività che possono essere fatte. E da ultimo c'è una sensibilità per quanto riguarda l'ambiente, inteso in senso ampio, ecco, che credo soprattutto in momenti come questi possa essere assolutamente compresa, visto che i messaggi che vengono da altre parti del mondo non sono certamente positivi rispetto a questa condizione.